E parliamo adesso dell'avvertenza Whirlpool, che sembra aver trovato una soluzione. La multinazionale ha infatti deciso di non chiudere il sito campano di Carinaro, anzi ne farà un polo europeo per i ricambi e gli accessori. Eppure su quanti operai rientrano c'è da fare ancora chiarezza. Luigi Ferraiolo. Nessun licenziamento, ma tanti prepensionamenti e mobilità. È il piano industriale presentato da Whirlpool ai sindacati. Un passo avanti rispetto alla chiusura di due fabbriche e centinaia di esuberi. Non è Carinaro, frutto delle forti pressioni dei lavoratori e dell'intervento del governo, ma con una drastica riduzione della forza lavoro, soprattutto in Campania. Infatti lo stabilimento di Carinaro passerà dagli 815 dipendenti attuali a 200 diretti e 150 in mobilità. Due sono i fatti sostanziali: il primo è che vengono cancellati 2060 licenziamenti che ci sarebbero stati a partire dal 2018, la seconda è che tutti gli stabilimenti industriali a partire da Carinaro avranno missioni industriali, e questo è un fatto molto importante perché avviene attraverso il recupero di lavoro che era stato portato all'estero e che rientrerà in Italia. Dunque Whirlpool riorganizza la sua presenza in Italia e dalla fine dell'anno avrà operativi solo 7 stabilimenti nel nostro paese, con missioni produttive ben definite che dovrebbero garantire le fabbriche. Varese in Lombardia, Nonno in Piemonte, Siena in Toscana, Fabriano e Comunanza nelle Marche e Carinaro e Napoli in Campania. Lo stabilimento tanto controverso di Carinaro in particolare diventerà la centrale di produzione della componentistica per tutta l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Sarà necessario però mantenere una forte vigilanza da parte dei sindacati per evitare che Whirlpool provi di nuovo a massimizzare i profitti. Fino a quando in Italia non ci saranno delle leggi e delle norme, come avviene in Germania e nei paesi scandinavi, sulla governance partecipativa delle imprese e la responsabilità sociale, le multinazionali potranno veramente fare ciò che vogliono, e come avviene in Whirlpool ci vogliono 2 mesi di lotte continue per farsi rispettare.